Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Partiamo con la partita Juventus-Napoli, vinta dai bianconeri, almeno per adesso che sto guardando la partita, col punteggio di 3-1. Siamo al 90° minuto, scoccato adesso, c'è un colpo di testa buttato fuori, quindi dovrebbe essere comunque conclusa con la vittoria della Juventus, dovrebbe essersi conclusa in questo modo. Vi invito a scaricare l'applicazione OneFootball che trovate qui sotto in descrizione, mi raccomando ragazzi, è la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le notizie sportive. È stata una partita per certi versi giocata in maniera abbastanza equilibrata, per certi versi, perché ho visto un Napoli decisamente diverso rispetto a quello del San Paolo contro il Parma, un Napoli molto più impaurito, un Napoli che ha cercato nei primi minuti di fare gioco, ma poi è praticamente affondato nello strapotere della Juventus. Fino comunque al primo tempo io pensavo che fosse una partita decisamente equilibrata, nel secondo tempo invece è venuta fuori la Juventus, causa anche l'espulsione di Mario Rui, stupidamente tra l'altro. Mario Rui ha commesso un fallo, un secondo fallo di ammonizione, tra l'altro secondo me era anche bello arancione come fallo, che gli ha causato l'espulsione. E ovviamente giocare in 10 allo Juventus Stadium, Allianz Stadium, chiamatela come volete, non è assolutamente semplice. E poi il Napoli, se non vado errato, era già andato sotto di 2-1 appunto con la rete di Mandzukic, che tra l'altro, piccolissima parentesi, io ce l'ho a fantacalcio Mandzukic e indovinate un po' che cosa ho fatto, non l'ho messo in campo. Bene, vabbè, ma quello lì perché sono ritardato, io ho detto perché mettere Mandzukic in Juventus-Napoli quando c'è Lautaro Martinez disponibilissimo che molto probabilmente giocherà titolare. Bene, perfetto, adesso non mi resta che sperare che gli venga la cagarella uno dei miei tre attaccanti, compreso appunto Lautaro Martinez, speriamo non a tutti e tre contemporaneamente, ma questo è un altro discorso. Lasciando perdere il tutto ragazzi, ho visto comunque nel primo tempo un Napoli che ha avuto voglia, ha tentato in qualche modo di fare gioco, ma la Juventus ragazzi non gli ha lasciato spazi, non hanno lasciato spazio al Napoli di poter servire magari gli attaccanti in profondità, non è stata proprio data assolutamente la possibilità di quei due là davanti, Insigne e Mertens, che hanno bisogno appunto di scattare con passaggi perfetti, non hanno avuto la possibilità di essere serviti in profondità, ed è per questo motivo secondo me che Ancelotti ha sbagliato da questo punto di vista. Avrei visto di più un Mertens che da quando è entrato comunque ha dato leggerissimamente un pochino più di profondità, sebbene comunque più di un tot non potevano assolutamente fare, visto che hanno giocato in 10, quindi il gioco del Napoli nel secondo tempo è scaturito diciamo anche dall'espulsione di Mario Rui in particolar modo. La Juventus comunque quando attacca fa male, maggiormente quando attacca quei singoli, cioè ragazzi Ronaldo è entrato nel gol dell'Ask facendo un assist su Mandzukic, appunto è entrato appunto nell'azione del gol, ha calciato in porta sul secondo gol, ha preso lui il palo attraverso quello che era, dove poi è arrivato Mandzukic a far gol, insomma, quindi capite bene, se non c'hanno Mandzukic c'hanno Ronaldo, c'hanno Dybala, c'hanno Cuadrado, c'hanno Bernardeschi, è una squadra decisamente più forte e oggi lo ha dimostrato. Io credo che con la vittoria di adesso contro il Napoli abbia proprio dimostrato di essere una squadra quadrata, una squadra che quest'anno vincerà qualsiasi cosa, sicuramente in Coppa Italia e Scudetto, e non dico che è in saccoccia ma poco ci manca, però la Champions League è decisamente alla portata, c'è una squadra veramente veramente solida, una squadra molto tosta da affrontare maggiormente in casa, è una squadra molto esperta, è una squadra che ragazzi prima non ce l'aveva i singoli che ti risolvevano la partita, ora ce li ha, ora c'ha Cristiano Ronaldo, ora c'ha un Mandzukic che è comunque vice campione del mondo, insomma c'è stato un abisso ragazzi, maggiormente nel secondo tempo c'è stato un abisso tra le due squadre. È veramente peccato per il fatto che il Napoli non abbia giocato come sa fare, ci ha provato nei primi minuti, veramente ci ha provato, ma è mancato quel qualcosina, complice la Juventus che è stata messa ottimamente in campo, complice le difficoltà comunque di andare a giocare in quel campo, complice appunto affrontare una squadra così forte. Piccolissima parentesi, ma poi chiudo lì, i cori, veramente Napoli usa il sapore in questi cori decisamente assurdi, io non posso commentarli se non con un che schifo, ma che sia Juventus che sia qualsiasi squadra, anche se li sentirò eventualmente quando vado in Curva Nord per il Parma, se dovessi sentirli sarei schifato uguale, proprio perché, cioè, perché usa il sapone, non potete fare, che so io, Napoli perdi in con disonore, cioè, non so, una roba che c'entri con la squadra e non con la popolazione, la città,
magari, che so io, vabbè. Questa qui è utopia, magari, da stadio, che vi devo dire più di così. Fatemi sapere in un commento qui sotto che cosa ne pensate della partita e secondo voi questa Juventus dove può arrivare, perché ragazzi, secondo me oggi ha dimostrato veramente di essere la squadra con la S maiuscola. E se c'è una cosa che mi spaventa è proprio questa, cioè stiamo diventando ormai come la Bundesliga. Finisce adesso la partita. Stiamo diventando veramente come la Bundesliga, dove c'è lo strapotere del Bayern Monaco e in questo momento, ragazzi, c'è lo strapotere Juventus e non so veramente quando si potrà mai fermare.